Giacomo Urtis e la clamorosa rivelazione. Ecco cosa ha raccontato il chirurgo plastico nella giornata di ieri nella casa del Grande Fratello. Una rivelazione veramente che ha dell'incredibile. Giacomo Urtis e Fabrizio Corona hanno avuto una relazione. E sì, non sono io a dirlo, ragazzi, ma bensì è proprio lui, Giacomo, durante una chiacchierata con Sophie Codegoni a confessarlo, e tutti quanti sono rimasti a bocca aperta. Il racconto di questa relazione, come a suol dire clandestina, è sbarcato nelle scorse ore proprio nella casa del Grande Fratello VIP, fra una chiacchiera e l'altra, quando è saltato fuori per caso il nome di Fabrizio Corona. Così Giacomo Urtis ha vuotato il sacco e ha raccontato, lasciando tutti senza parole. Nel racconto di Giacomo, come lo racconta lui, non ne ha mai fatto mistero e sembra che i due, grazie al racconto di Giacomo Urtis, si sono conosciuti in aeroporto qualche anno fa. Giacomo sarebbe rimasto immediatamente colpito da Fabrizio Corona perché, diciamo la verità, è un bell'uomo alto, muscoloso, pieno di tatuaggi, e quindi si è presentato subito a lui. In base a quanto ci dice Giacomo, i due sarebbero anche andati a vivere insieme, anche se Urtis non aveva intenzione inizialmente di trasferirsi a Milano. Queste parole di Giacomo hanno suscitato curiosità in tutti, ma in particolare su Sophie Codegoni. Sophie infatti fa scatenare proprio a parole Giacomo Urtis, dove fa una serie di confessioni. Lei infatti aveva capito qualcosa, ma mai si sarebbe immaginato che tra Giacomo e Fabrizio Corona ci fosse del tenero. Infatti Sophie gli dice che un giorno sono stati a cena e vedeva Giacomo e Fabrizio che si baciavano, ma lei non pensava fosse una cosa seria perché tutti comunque si baciavano in bocca. Poi Giacomo Urtis conclude dicendo e conferma che Fabrizio Corona è stato l'uomo più importante della sua vita.